ritrovati anche questa settimana all'appuntamento di approfondimento del lunedì eh, sui temi della sostenibilità con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, mai il sottotitolo fu più azzeccato perché ovviamente nell'intenzione dei nostri autori i due Francesco sono San Francesco d'Assisi e Papa Francesco, ma noi per questa stagione 2024-2025 abbiamo un altro Francesco che ci tiene compagnia proprio in apertura di programma, è il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno prof e grazie sempre per essere con noi. Grazie a voi e sempre un grandissimo piacere. Oggi ecco, ci ritroviamo insieme perché stiamo affrontando punto per punto i gol dell'agenda ONU 2030 per. Valutare lo stato dell'arte, per fare delle considerazioni, ecco. E per cercare nel nostro piccolo di sensibilizzare il numeroso pubblico che ci segue ad adottare quei piccoli gesti quotidiani che possono in realtà eh, essere eh, sprone di grandi, di grandi cambiamenti. e Con il terzo gol parliamo di salute e benessere. Sì, è un argomento importante. L'immagine di salute e benessere è oltremodo significativa perché viene rappresentato un cuore e un elettrocardiogramma, quindi una parte vitale del nostro organismo. Um, L'Istat ha valutato uh, 37 misure statistiche per stabilire che grado di avanzamento c'è con riguardo a questo obiettivo di sviluppo sostenibile. I gradi di avanzamento non sono granché, perché praticamente le misure di miglioramento sono circa la metà. E sono praticamente pareggiate da quelle in peggioramento e quelle stabili. La situazione migliora rispetto al decennio precedente, in cui i miglioramenti sono di più. Riguardo all'ultimo anno, cosa è successo praticamente? Nei miglioramenti va inserito sicuramente la diminuzione della probabilità di morire tra i 30 e i 69 anni per tumori, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie. Sempre tra i miglioramenti vanno annoverati gli aumenti delle vaccinazioni per la poliomelite e vanno annoverati anche l'aumento della quota degli operatori sanitari, vale a dire medici, infermieri, dentisti e farmacisti. Ahimè, ci sono i peggioramenti come abbiamo visto e si tratta in sintesi di della diminuzione della speranza di vita in buona salute eh? del calo delle vaccinazioni anti-influenzali per la popolazione over 65 eh? over 65 anni che è una cosa demenziale ma è un dato statisticamente evidenziato e ahimè. C'è un aumento degli incidenti stradali. Cos'è successo in Italia nel 2023? Una delle prime cause che dobbiamo investigare sono i decessi. Nel 2023 i decessi sono stati 660.600, circa 53.000 in meno rispetto al 2022. Una buona notizia. Oltre 506.000 di questi decessi, cioè pari al 76,7%, hanno, hanno riguardato una persone con un'età maggiore o uguale a 70 anni. Se vediamo la slide, circa le speranze di vita dalla nascita constatiamo che in italia nel 2023 le speranze di vita alla nascita la speranza di vita alla nascita si attesta a 83,1 anni con un incremento di sei mesi rispetto al 2022 quindi una notizia buona si tratta di una media che chiaramente va ripartita tra uomini e donne la speranza di vita per gli uomini è pari a 81,1 anni, per le donne è migliore, è pari a 85,2 anni. A livello di ripartizione territoriale, la media di 83,1 che abbiamo citato in precedenza oscilla tra un massimo di 83,8 anni relativo al nord-est è un minimo di 82 anni relativo alle isole. La speranza di vita chiaramente va divisa in due grandi comparti, speranza di vita in buona salute e speranza di vita in non buona salute, ahimè. Per gli uomini gli 81,1 anni vanno divisi in questa maniera. La speranza di vita in buona salute è pari a 60,5 anni, quella in non buona salute a 20,6 anni. Per le donne la speranza di vita di 85,2 anni va divisa in speranza di vita in buona salute pari a 57,9 anni, speranza di vita in non buona salute pari a 27,3 anni. Che significa? Significa che le donne vivono di più degli uomini, ma ahimè, con anche un aumento del periodo non in buona salute sono Però, le statistiche eh, sì. che ci dicono queste cose. E eh, sono, sono molto interessanti perché poi ci fanno riflettere, soprattutto il dato relativo agli incidenti stradali a cui facevi riferimento prima, mi portava a considerare che anche in paesi come il nostro, di eh, grande progresso e civilizzazione, tante volte ecco, eh, quel progresso va vissuto, utilizzato sempre con molta consapevolezza, consapevolezza è un termine molto ricorrente nella mia narrazione ma è, è abbastanza anche obbligato, un termine anche obbligato perché ogni strumento che l'essere umano utilizza può essere uh, usato per fare del bene, per fare del male tante volte ecco anche un incidente stradale se causato da un non corretto uso delle Risorse che abbiamo, in quel caso l'automobile, può provocare un danno non soltanto a noi stessi ma anche agli altri. Quindi ecco tante volte il progresso eh, non, non ha soltanto effetti benefici, soprattutto quando lo approcciamo con. Eh, Poca consapevolezza appunto con leggerezza e sul versante della guida degli automobili. Credo che ci siano ancora tanti sforzi da fare. Non per nulla, una delle ultime modifiche al codice della strada eh, si realizzava proprio quest'anno, se non ricordo male, rafforzando ecco, proprio quelle misure di tutela non solo per gli altri automobilisti, ma in maniera particolare anche per i pedoni, per esempio. Perfetto, riprendo. Eh... Il, il discorso, um, tornando alle speranze di vita, e che ribaltano, le statistiche ribaltano quello che abbiamo sempre pensato, cioè per le persone che vivono al nord e al centro, gli anni da vivere in buona salute sono pari a 61, quelli da vivere in non buona salute 23, per le persone che vivono al sud e nelle isole, gli anni da vivere in buona salute sono 56, cioè 5 in meno. Quelli da vivere in non buona salute sono 25, cioè due in più. Ti chiederei, ti chied ecco, ti chiederei prof, perché come al solito il tempo è tiranno. Vado veloce. Vado veloce. Ecco, vado veloce ecco, purtroppo parlando di una slide molto molto brutta. Ecco. Ti ecco, poi ti chiederei anche a conclusione una, una breve considerazione finale sui dati che abbiamo ascoltato oggi. No, La salute ce la andiamo a cercare anche noi, siamo noi protagonisti. Quello che dicevi prima di consapevolezza mi trovo assolutamente concorde. E allora, la slide che sto per mostrarti dice che purtroppo c'è una popolazione in eccesso di peso: quella, eh, la popolazione che riguarda, riguarda i da 18 anni in più, l'eccesso di peso in Italia è pari al. 44,5%, e questo 44,5% è una media in cui gli uomini eh, hanno una media superiore alle donne. E poi un'altra cosa bruttissima: c'è una popolazione da 14 anni in, più, in su che praticamente ha problemi di abuso di alcol. Stiamo parlando del 15,6% ripartito tra maschi 21,8% e donne 9,8%, abuso di alcol 15,6%. E ancora un altro dato bruttissimo, il fumo riguarda la popolazione da 14 anni in più, siamo al 19,9% per l'Italia, di cui 23,6% i maschi e 16,4% i maschi le donne. Ecco, qui ce l'andiamo a cercare, ahimè, la malattia, il non stare bene in salute, con l'obesità, con l'abuso di alcol e con il fumo purtroppo. E poi il dato finale che ti dicevo è allucinante, come gli over 65 abbiano ridotto le vaccinazioni anti-influenzali. Non, non si spiega, non c'è un, un raziocinio a queste cose. Le, le, gli over 65 hanno ridotto le in, uh, vaccinazioni anti-influenzali. Ecco quindi la salute: è sicuramente un argomento importante. Spesso e volentieri i nostri comportamenti aggravano questo problema, e invece di avvicinarci alla meta ci stiamo allontanando. Grazie, grazie prof per essere stato con noi anche oggi. Il paradosso del benessere. Ne parlavamo già la settimana scorsa, proprio a proposito di sconfiggere la fame del gol numero due, e eh, ricordavamo allora, lo facciamo oggi come sia importante appunto il nostro approccio eh, più impegnato anche nelle pratiche quotidiane, dall'alimentazione a, a una vita sana e attiva, fino a, come l'altra eh, riflessione sulla quale ci siamo soffermati oggi. Anche una guida prudente. Prof, sono contento anche oggi di aver portato avanti con te la nostra analisi sui 17 gol dell'Agenda ONU 2030. L'appuntamento è a lunedì prossimo col gol numero 4, istruzione di qualità. Arrivederci.